Ho ancora l'altro telecomando. Manca ancora una regina nel tuo Full Gal. Tienila pure. Nice, sbattuta per il poker. È finita. Mi basta quello che ho. Due splendide e incredibili donne. Minchia, tra l'altro donna ha anche un occhio in meno. Puoi scoparla pure lì dentro. Che schifo! Scusate, non l'ho detto. Salve splendori e benvenuti a questo primo best of del mio canale Twitch per i mesi di gennaio e febbraio del 2020. Tutto quello che vedrete in questo video è avvenuto sul mio canale Twitch nel corso degli ultimi due mesi, canale Twitch dove sono in live tutti quanti i giorni tranne il sabato a partire dalle ore 7 e dove in particolar modo questa sera continuerò il walkthrough di Horizon e ora vi lascio a questo fantastico manifesto di stupidità. Cazzo, scottava! Ah! È un culo! E sono la lingua tutta bruciata adesso. Effettivamente cade più o meno in quel modo. Oh shit, non gira così tanto. Ma gira. Ecco, questa volta è caduto me. Ma che bel gioco, eh. Rubarci tutto il nostro bottino. Ma io non so di che nave lei stia parlando. Ma allora, dove sei? Ma sono qua davanti a lei. Laggiù, metta il cannocchiale. Guardi all'avamposto. C'è una barca parcheggiata. Che cazzo è il cannocchiale? Non ho il cannocchiale. Ah, ce l'ho. Non era un cannocchiale! Ma no, c'è miseria! No! Non era un cannocchiale! Leggi il primo commento sulla sinistra. Siamo in striscia positiva. Due vittorie consecutive prima della pausa delle nazionali. Quindi ora riprenderemo esattamente da dove avevamo lasciato. Noi non avevamo lasciato qui, però. Devo vedere quanto sono compatibili Tiar e Rana. Ok. Spero che venga poco. Cazzo, odio le rane! No! Non so se ho la... Che cazzo? Creeper! Oh, man! Raga, gli animali hanno delle animazioni stortissime. Guardate la coda di questo. Che cazzo sei tu? Sei un procione? Guardate la sua coda. Non si muove. È dura, dura come la coda di un canguro. Ma guardalo! Sei irrealistico. Ti muovi su e giù. No! Ma procione, ma come cammini? Sei incastrato... Ah, ciao. Quanto sono glitchati gli animali, che bello. Grazie, raga. Però darmi uno starter come effettivo starter è un po' triste. Cioè, vi ringrazio, ma che bello. Prego. Come vai avanti? Ma? Cosa ho sbagliato nella randomizzazione? Cosa ho sbagliato? Dai, raga. Scusi, ho avuto paura. Ho notato. L'urlo Michael Jackson. Arca puttana, mi ha colpito il fulmine. No! Signor Muso! Signor Muso! No, no! Merda, rallenti! Signor Muso, sono in acqua! Signor Muso! Signor Muso! Signor Muso! Mi dovevo... Avevo preso fuoco, dovevo spegnere! Ce la puoi fare, Yuka? Ma do sti controlli del cazzo! Guarda che merda che sono! Ehi, ehi, aspetta, quella valigetta è nostra! Come? E voi chi siete? Siamo il Team Magma! Il capo vuole quei pezzi, dammeli senza tante storie! Vuole quei pezzi? Te lo faccio io un pezzo! Io, il mio nome è Tirlessa! E sono una causa persa! La mia vita è molto spessa! Sono curvi 60, 90, 60, 90... Come i gradi a cui metto la tua mamma, che dal cielo è una manna!
E basta, la smettiamo. Tanto rappando con Mario. Io, il mio nome è Goomba. Ho bisogno di una base. Oh yeah! Il mio nome è Goomba. E ballo la rumba. Pulisco la casa con rumba. Sono finite le rime con umba. Quindi ballo zumba. Vuoi vedermi mettere la testa a posto? Ma guardami mentre sparisco. Vado dove il potenziale non è fertilizzante per campi di cavoli. Che risultati puoi ottenere in un immondezzaio? Diventare sindaco di Immondezzopoli? Pog. Il lavoro che persino il re degli irresponsabili non ha voluto? Non ci sto! Sentito, papà? Non ci sto! Non solo! Ma spero che tu sia finito in una cisterna di letame. Ti farò ciao ciao con la mano mentre vado a Elysium. Guardami. Rufus. Chi è? Rufus non è il... Rufus non è il tuo psicologo. Rufus! Non dovrei urlare dopo le 11. Ci sono troppi leggendari nel mondo Pokémon. Ne stanno uscendo davvero troppi. E io non ce la faccio. Vaffanculo, ti ho dato troppo tardi. Ho tirato troppo tardi il cazzo fuori da tua madre. Ora è incinta, quindi sono il tuo nuovo papino. Scusate, sono calmo, vi giuro che non me la sono presa con nessuno. Perfetto, signori. Io ho Dani in versione Minecraft Expert. Cazzus! Ce la puoi fare, Tier? Ingrandisci! Yes! Perfetto. Signori, io ho il mio Dani Minecraft. Allora... Stop al televoto, stop alle Dante, stop ai Photoshop. Mio Dio. Che cosa inguardabile. Questo weekend è venuta qui una mia amica. Ero qua alla scrivania che stavo facendo delle cose per lavoro. E nel frattempo stavamo ascoltando un po' di musica. A un certo punto è partita una canzone dei Weezer. Mentre ascoltavo questa canzone dei Weezer ho detto: ma lo sai che questa canzone ce l'ho, c'è su Guitar Hero per il DS? Ma che cazzo dici Guitar Hero per il DS? Che scomodo. Guarda, se prendi dal cassetto lì in basso, lo trovi, così lo vedi com'è scomodo. Anche lei apre il cassetto e trova le mie carte di Shrek. Tra le carte di Shrek trova una a cui, secondo lei, assomiglio molto. Ah, e me l'ha incastrata sopra allo schermo, così che io possa guardarla e vedermi ci riflesso ogni volta. E poi entrambi inciampano l'uno sull'altro e ora guardiamo i loro movimenti. Mi uccidono ste cose quando succedono. Lo stesso cazzo di movimento in sincro. Che bello. Che bello. Pinta, vieni a dire ciao alla chat. Ciao chat. Sono un gatto e rompiballe che mi sono fatto chiudere fuori prima perché non volevo stare in stanza. Adesso mi auguro perché voglio entrare. Eh già. Ah, davvero? E poi cosa è successo ancora? Ma va là. Quando ero fuori? Ma no, quando? Ma sai che non ci credo? Va bene. Ma solo perché sei carina? Ciao, amore. A trovare qualcun altro. Si spera. Basta che non sia un leggendario. L'unico favore che ti chiedo, stupido gioco. Che palle! È rosa! Appunto quella è la cosa che mi sta sulle palle. Che è rosa! Io, raga, come cacchio faccio a catturare un Pokémon come Diancie con le Mega Ball e le Pokéball? Mi fotte la cattura di questo percorso! Mordilo! Chi è il cucciolotto più dolce di Deponia? Chi è il cucciolotto più dolce di Deponia? Tuo padre? Che razza di... Scusate, io ho 12 anni. Qua ho imparato a farlo. Guarda che bello Garfield con il completino grigio. Questo ho imparato a farlo. L'importante è che Fumiko arrivi ultima.
perché Daniel mi rompe tanto le palle dicendomi: TR, ma che cazzo ascolti ogni volta? Cosa ascolti quella musica da emo che quelle band non ascolta più nessuno? Io adoro i Paramore, Dani. Però. Let it go! Let it go! I'm one with the wind and snow! Let it go! Basta. No, no, Shrekastico, no. Ah! C'ho tre cazzi lunghi e spinosi che mi seguono. Sono cinque! Ah, sono sei! No, ma sono otto! Nove! Aiuto! Dieci! Ma che cazzo è? Mi chiamo Mario, non Riley Reed, per favore. TR, fai una battuta. Fuori campo. They are outcasts both. And she is motherless. In che modo questa cosa qua è degna di sdegno? Back to mother's heart. Scusate, mi fa ridere la violenza. Devo cercare di entrare nella sua testa. Devo capire la sua logica e decidere cosa fare. Perché io in questo momento ho Garchomp in campo, che è Drago. Lui è Axoros, che è Drago. Quindi, se io lascio in campo il Drago, lui probabilmente mette in campo qualcuno di tipo ghiaccio o folletto. Ma, siccome lui si aspetta questa cosa da parte mia, si aspetta che io mi aspetti questa cosa, io devo contro... cosarla e buttare in campo qualcuno che possa battere o ghiaccio o folletto. Quindi un tipo acciaio sarebbe perfetto. Ho mosse di tipo acciaio? Non ho mosse di tipo acciaio. Fantastico. Vai, altro attacco a sorpresa attraversando il sasso con la slant. Raga, come cazzo si è piegato? Ma scusate. Ma sei piegato come una sottiletta, Kraft! Con la forza del pensiero! Ah! Visto? Siamo usciti. Aspetta che ti prendo il piccone con fortuna. Scava, scava, scava! Devi sopravvivere. Yee! Ma no! E questi sono soltanto alcuni dei migliori momenti sul mio canale Twitch, dove vi ripeto che sono in live tutti quanti i giorni tranne il sabato a partire dalle ore 7, quindi di stronzate ne sparo da quando attacco a quando finisco per tutta la settimana. Link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto, vi aspetto numerosi.